avuto tante disgrazie, ma non avevo mai chiesto aiuto. They didn't even ask anybody for help. Anche il padre di Brittany è morto di tumore. Ma adesso non ho idea. Ma per lei ho chiesto aiuto. E insieme l'hanno trovato. Never thought. Non ho mai pensato che qualcuno l'avrebbe fatto. E invece lui è diverso. Mi dà speranza. Una speranza che le ha salvato la vita. Voltiamo decisamente pagina alla polemica sul film di Paolo Virzì, Capitale Umano, uscito ieri al cinema e già ai primi posti in classifica. Paolo Virzì è qui in studio con noi, parliamo con lei tra pochissimo, vediamo prima il servizio di Vincenzo Mollica e poi appunto di nuovo. Era un po' di tempo che un film italiano non accendeva una polemica così vivace, non solo sui giornali ma anche sui social network, in particolare Twitter. Capitale Umano è un film che racconta splendore e miseria di una provincia del nord Italia con un intreccio giallo, ma i fuochi cominciano quando, intervistato da Repubblica, il regista Paolo Virzì ha definito l'Anfianza, dove ha ambientato il suo film, come un paesaggio gelido, ostile e minaccioso. Al contrattacco libero, il giornale, l'assessore al turismo di Monza e Brianza, il regista Andrea Monti, che definisce le parole di Virzì uno schiaffo e brianzone. La polemica si allarga.